Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, benvenute, benvenuti. Questo giorno di Pasqua, prima di iniziare la Bhagavad Gita, volevo dire due parole. Chaitanya Chaitanya. Scusate, Pasqua significa andare oltre, passare oltre. Passare oltre a che cosa? Passare oltre alla morte. E il Signore Gesù Cristo ha dato questa grande lezione. Come vediamo qui, grandi personalità nella Chaitanya Charitamrita che ci danno queste lezioni. Raghunath Das Goswami, anche lui sta passando oltre. E passare oltre significa andare al di là di quei limiti che noi stessi ci coltiviamo in questo mondo duale, in questo mondo relativo. Sembra, se uno legge in modo superficiale la storia anche di Gesù Cristo, di vedere che trovandosi di fronte a quella situazione così difficile, anche lui sembra quasi perplesso, perché si rende conto che anche i suoi più stretti collaboratori non riescono a capire, cioè i suoi associati, non collaboratori. Non riescono a capire, a cogliere il significato vero di quello che sta succedendo. Pensano che quasi che sia una sconfitta, perché secondo noi la vittoria è un certo risultato in questo mondo. Ma questa è la nostra opinione, non è l'opinione, non è la realtà spirituale. E lo dimostra. Proprio ieri ascoltavamo qualcosa riguardo di questo da una grande personalità che spiegava questi principi, che noi abbiamo bisogno di questi esempi perché pensiamo che la vittoria, come Arjuna, sia qualcosa inerente alla nostra capacità di comprensione. Ma la vittoria è comprendere che la realtà spirituale è costantemente presente, anche adesso. Non è che noi dobbiamo cambiare qualcosa fuori, perché l'amore di Sri Sri Radha Krishna permea, pervade ogni più piccola particella del creato, anche in questo momento. Noi in questo momento potremmo, se avessimo il cuore di Raghunath Goswami, come stiamo leggendo, poter incontrare faccia a faccia il Signore. Quindi non è lui che manca all'appello, quello significa passare oltre. Non è lui che manca all'appello, siamo noi che siamo distratti dalle cose di questo mondo. Quindi oggi per questa visione, è detto che il Signore si manifesta, anche se uno si manifesta diversamente, con ambiti diversi, spesso dato l'esempio di una persona che potrebbe, cioè che prima di tutto è non so, padre, madre, figlio, no? Però può avere tanti impegni. Può essere un ingegnere, può essere una casalinga, può essere, ma la persona principale è quella della relazione più intima con i suoi cari. Allora il Signore si manifesta in diversi modi, lui personalmente o attraverso le sue energie, per dare degli insegnamenti. E chi vive questa tradizione oggi può comprendere l'insegnamento principale, che è quello di andare oltre ai limiti che noi stessi ci diamo.
e raccoglierli invece dal suo insegnamento. Va bene, dopo queste parole, poche parole sulla ricorrenza di oggi della Pasqua, passiamo alla Caitanya Charitamrita. Anche lì, la capitolo sesto, Sri Caitanya incontra Raghunath Das Goswami. Di nuovo, Sri Caitanya Mahaprabhu lo affidò a Svarupa Damodara. Fu così che Raghunath Das si impegnò in un servizio molto confidenziale insieme con Svarupa Damodara Goswami. Qui, come vi ho appena accennato, Raghunath sta passando oltre. Lui aveva delle convinzioni, come Arjuna aveva delle convinzioni, come tutti noi abbiamo delle convinzioni. Queste convinzioni contengono una parte di verità e la maggioranza di illusione. Raghunath è già molto vicino alla verità. La verità è l'amore. La verità è comprendere che tutto è permeato dall'amore. Come la luce pervade ogni cosa. È solo il fatto che la terra gira e quindi espone una facciata al sole mentre l'altra è in ombra, ma il sole splende sempre. È un esempio limitato perché questo universo è qualcosa di limitato. Ma il principio è questo. Tamasso Maggio Tirgamaya, abbandona queste tenebre e vai verso la luce. Passa oltre le tenebre, ma questo è possibile per tutti, certo che è possibile per tutti perché è la nostra natura originale. E allora qui, nonostante che lui sia una personalità così elevata, Sri Chaitanya, che è il fuoco più ardente dell'amore. Ieri vi citavo questo libro di Bhakti Rakshaka Siddhar Maharaj, il vulcano dorato. Lui è un vulcano. Se noi ci avviciniamo al vulcano, bruciamo immediatamente. Bisogna avere le stesse qualità del vulcano, essere fuoco vivo. E allora Chaitanya lo affida a Svarupa Damodara. Diventa il ragu di Svarupa. Si impegnò in un servizio molto confidenziale insieme con Svarupa Damodara. Cosa significa molto confidenziale? Che deve andare oltre i limiti dell'identificazione. Il limite più grande, io non sono degno o idoneo alla relazione d'amore. L'abbiamo visto con Sanatana Goswami, l'abbiamo visto con Rupa Goswami, perché ci identifichiamo con qualcosa che non siamo. A volte addirittura pensiamo che questo sia un segno di spiritualità, Umiltà. di umiltà, ma invece è il massimo del falso ego. Perché l'amore è soddisfare l'amato, non dire io non ho tempo, ma Non sono non degno. sono degno, non sono capace. La vita spirituale inizia quando capisci che Radha e Krishna ti amano immensamente e desiderano il tuo amore. Ma noi siamo così distratti che in un modo o nell'arroganza o nella falsa umiltà pensiamo che non siamo adeguati a questo. Ed ecco perché lo affida a una persona molto esperta. Qui c'è una breve spiegazione che dice: Antaranga Seva si riferisce al servizio compiuto nel proprio corpo spirituale. Antaranga, anta dentro. Non è più. Qui adesso Svarupa Damodara lo porta in un'altra dimensione, lo fa passare oltre. Avete visto come Sanatana Goswami era
era coinvolto da un aspetto esterno del suo corpo, aveva delle piaghe che con purulente, no? E lui pensava che queste potevano contaminare il corpo di Dio stesso. Questa non è umiltà, questa è ignoranza. Lui lo faceva con umiltà. E allora Cetania gli dice: vabbè, tu hai il diritto di fare quello che vuoi, ma io ho il diritto di fare quello che voglio. Io ho il desiderio di abbracciarti. Tu pensi che questo contamina? Ma io ho il diritto di abbracciarti perché tu ti sei affidato a me. Quindi Antaranga Seviga si riferisce al servizio compiuto nel proprio corpo spirituale. Svarup Damodar Goswami era stato un tempo Lalita Devi. Anche qui quando dici era stato un tempo, ma adesso non l'è più. La realtà spirituale è molto, molto avanzata, molto, molto diversa da quello che noi comprendiamo. Svarup Damodar è Lalita Devi e Lalita Devi è Svarupa Damodar, come si Chaitanya. E Radha e Krishna, Maestri Chaitanya. La realtà spirituale è assoluta. Assoluta significa che l'emozione o il sentimento è una persona. Quindi tutte le gopi sono i sentimenti di Radha, però sono persone. Ma Radha stessa può assumere delle personalità diverse, quindi anche Lalita, per stare. Io vi ho fatto l'esempio che è molto semplice, prendete un attore o un'attrice che, essendo professionali in quel campo, possono rivestire perfettamente una personalità che non sono loro. In questo mondo non sono loro, loro lo imitano, ma nella realtà spirituale che è assoluta, quindi non duale, loro sono quella personalità. Quindi è vero che Sri Chaitanya è Radha e Krishna, cioè Krishna è il sentimento di Radha, ma è anche vero che è Chaitanya ed esistono simultaneamente. Quindi Swarup Damodara era stato un tempo Lalita Devi e anche Raghunath Das Goswami, che era tra i suoi assistenti, cominciò ora a servire Radha nella propria mente. Il servizio non è esterno. Quello che si manifesta esternamente è il sentimento della citta, dell'anima, internamente. Cioè noi esternamente potremmo fare le cose più belle, ma se dentro, nella Antaranga Seva, noi non ci siamo, quello non è un servizio. Quello è solo un muovere dell'energia in questo mondo. Mentre invece anche uno che non avesse nulla, no? Ma nella mente serve il Signore, quello il Signore è molto più soddisfatto perché c'è la persona, lui vuole la persona. E ieri ho messo un post per spiegare un po' questo. Il Signore non desidera l'oggetto anche preziosissimo che noi abbiamo in mano o che gli offriamo, ma desidera noi, perché è la relazione che è lo scambio d'amore, non uno scambio di oggetti. Però poi la funzione esterna è quella che noi scambiamo anche le cose, ma con il sentimento interiore. Quindi la cosa parte. Quindi cominciò ora a servire Radha Krishna nella propria mente. Ena kale aila sabha godera bhaktagana purvavat prabhu sabaya karila milana. In quel momento arrivarono tutti i devoti del Bengala e come già era accaduto precedentemente, Sri Chaitanya Mahaprabhu li accolse con grande affetto. Il Signore è costantemente desideroso di accoglierci con grande affetto. Ma se noi siamo distratti, non è lui che non è pronto ad accoglierci, siamo noi che non andiamo da lui. E dove andiamo? Nei labirinti della nostra mente. Mi devo preoccupare per questo, mi devo dispiacere per quello, o devo essere orgoglioso per quello.
Noi passiamo da questi due opposti. Arroganza, orgoglioso di tutto, mi sono fatto da zero, sono io che faccio tutto, tutto dipende da me. Oppure l'opposto, che non è umiltà, ma è lo stesso ego. No? Invece, quando il devoto si presenta, il Signore è pronto ad accoglierlo. Uno dice, ma quelle sono grandi personalità. Grande personalità significa uno che decide di soddisfare il Signore, con l'aiuto che il Signore ti manda attraverso le scritture, il maestro spirituale e gli altri devoti. Lo vedete qui, non solo Chaitanya aiuta Raghunath, lo fa benedire da tutti i suoi associati, lo affida a Svarupa Damodara. Quando noi decidiamo che lui è il nostro caro amico, amante, parente, allora lui si prende cura. Perché lui rispetta la nostra libertà. Vogliamo ancora avere delle storie con questo mondo? Lui ci permette di farlo. Pensate quanto è gentile. Saba Lana Kaila Prabhu Gundicha Marjana, Saba Lana Kaila Prabhu Vanya Bhojana. Come faceva sempre, si dedicò alla pulizia del tempio di Kundicha e partecipò a una festa di Prasad nel giardino insieme con i devoti. Allora, Gundicha, che è a circa lungo il rettilineo di Jagannath Puri, dove il carro del Ratayatra, partendo da Dwaraka, che rappresenta il tempio di Puri, va verso Vrindavana, che è Gundicha. Allora, Gundicha, prima di ricevere il Signore, viene tutta pulita. Cosa significa pulita? È quello che abbiamo appena detto. Bisogna togliere tutto ciò che non è, che brucerebbe vicino al fuoco del Signore e brucerebbe anche noi. Se noi abbiamo qualcosa che è molto infiammabile vicino, se noi ci avviciniamo a un fuoco, prendiamo fuoco. Ci sono delle tute ignifughe, no? La tuta ignifuga è la coscienza dell'amore di Radhe Krishna. Allora, tutta questa sporcizia che noi vediamo, non so, in granelli di sabbia, in fili d'erba, in una società rurale, questo è normale, no? In realtà questa sporcizia sono i desideri separati nel nostro cuore. E allora è tradizione. E Chaitanya proprio insegnò a tutti, ed è detto, c'è Lila molto bello descritto soprattutto nel Chaitanya Bhagavat di Vrindavan Das Thakur, anche qui nella Chaitanya Charitamrita viene descritto anche più dettagliatamente, che il Signore da solo raccolse tanta sporcizia quanto tutti i devoti insieme. E quando vedeva un devoto esperto a fare questo, diceva, per favore, insegna anche agli altri. Cos'è questa esperienza? È una professionalità il fatto di vedere più polvere, raccogliere più polvere. Perché qualcheduno raccoglieva più polvere? Perché il significato è più attento a togliere ciò che ci impedisce la relazione. Per fare questo, la cosa fondamentale è riconoscere il maestro, che poi diventa l'amato, l'amico. Cioè, tu più conosci Sri Chaitanya, più puoi soddisfarlo. In realtà lo scopo della conoscenza è unicamente questo. E quando Uddhava andò a Vrindavana capì che le gopi avevano la più alta conoscenza, eppure non sapevano nessun verso sanscrito. Perché la conoscenza sfocia nel saper soddisfare l'amato. No?
Allora, Chaitanya dava l'esempio, quelli che erano più vicini a Sri Chaitanya capivano esattamente quello che lui stava facendo e riuscivano, per così dire, a collettare, a togliere più sporcizia. Perché Krishna è mama mana mandira, entra nel nostro cuore solo quando il nostro cuore non ha più nulla di infiammabile. Perché se entrasse prima ci distruggerebbe. Perché se l'ego, il falso ego, incontra il fuoco del Signore, viene distrutto. Noi adesso siamo identificati con il falso ego e saremo distrutti anche noi. Quindi, quando noi diciamo Signore, fatti vedere, il Signore è molto misericordioso con noi. No? È molto misericordioso. E ci manda Guru Sastrisad, come adesso qui sta dando Svarupa Damodar. Il Signore danzò di nuovo insieme con i devoti durante il festival del Ratha Yatra, a cui non ho letto, Ratha Yatra, Saba, Lana, Karira, Nartana, Dekhi, Raghunatha, Chamatkara, Ahillamana. Il Signore danzò di nuovo insieme con i devoti durante il festival del Ratha Yatra. Nell'assistere a questo spettacolo, Raghunath Das fu colpito dalla meraviglia. Raghunath Das si sta avvicinando, sta comprendendo, incomincia a comprendere la personalità dell'amato. Nella nostra mente noi non possiamo da soli, lui deve venire. Lui si manifesta. Il servizio che ha detto prima, Antaranga Seva, si manifesta sempre di più. La differenza è che allo stadio iniziale noi meditiamo su Krishna, noi cerchiamo di capire qualcosa di lui, di Krishna, di Chaitanya, di Radha. A un certo punto loro incominciano a manifestarsi nel nostro cuore. Allora possiamo conoscere ciò che non è possibile conoscere senza la relazione. Questi devoti hanno una fortuna incredibile, eh? Spesso pure i Maharaj dicevano, perché noi siamo nati 500 anni dopo, non siamo nati in quel momento. Immaginate poter vedere Chaitanya come adesso Raghunath, vedersi Chaitanya che danza, sente la sua voce, può annusare il profumo del suo corpo. Perché non è a caso, erano anime pronte a fare questo. E allora hanno l'opportunità. Proprio come, visto che oggi è Pasqua, ricordiamo anche i discepoli del Signore Gesù, lui li preparò perché dovevano portare la sua bellezza agli altri. Noi non stiamo praticando una filosofia o una pratica sterile. Noi prima cogliamo la relazione e poi dopo la condividiamo con gli altri. Perché è l'unica cosa che può riportarci nella nostra condizione. Noi non possiamo ottenere qualcosa che non abbiamo. Quindi la relazione è fondamentale e Raghunath incomincia a essere colto da questa meraviglia. Raghunath Das Yabe Sabare Milila Advaita Charya Tandre Bau Kripa Kaila. Quando Raghunath Das incontrò tutti i devoti, Advaita Acharya gli manifestò una misericordia speciale. I devoti vedono, colgono il desiderio che ha Raghunath Das Goswami. Pensate, lui era ricchissimo, giovane, bello, aveva una moglie stupenda, aveva tutto, ma desiderava di più. Non è che era, come si dice qui in questo mondo, un frustrato. Lui era una persona di grande successo.
Ma quale successo? Abbiamo visto pochi giorni prima che lui gli veniva su istruzione di Sri Chaitanya Mahaprabhu offerto il Maprasada di Sri Chaitanya stesso. Ma chi di noi non desidererebbe i resti del signor Chaitanya? Poi lui a un certo punto non è più interessato nemmeno a quello. Perché? Perché la sua fame d'amore è illimitata. No? Non è in un oggetto l'amore, non è in qualcosa, anche se il prasciada è qualcosa di molto elevato. È la relazione personale. La relazione personale va al di là di tutto. No? È lui quello che cerca, come abbiamo letto poco tempo fa la storia di Gopa Kumar. Gopa Kumar, fino a quando non riceve l'abbraccio di Gopala, non è soddisfatto e vaga per tutto l'universo. E allora, vedendo questo ardente desiderio, tutti i devoti gli offrono la misericordia. Vediamo che misericordia gli manifestò Advaita Acharya. Sivananda Sena Tandra Kahena Besvara Tama Loite Tomar Pietita Patahila Dasa Jana. Vabbè, qui non specifica, incontrò altri devoti. Incontrò anche Sivananda Sena che lo informò: tuo padre ha mandato 10 uomini per portarti via. Vi ricordate che il padre di Raghunath Das era andato da Sivananda Sena e ha detto: adesso questi devoti stanno andando a Puri e vediamo. E aveva chiesto a Sivananda Sena: ma hai visto Raghunath, mio figlio? Tomar patite patri patahila more janakara aite toma napana gelagare. Mi ha scritto una lettera chiedendomi di rimandarti a casa, ma quando i 10 uomini videro che non riuscivano a ottenere informazioni su di te, sono tornati a casa. Chara Masarai Bhakta Gana Gode Gela Suni Raghunatera Pita Manusya Patahila. Quando tutti i devoti del Bengala tornarono alle loro case dopo essere rimasti a Jagannath Puri per 4 mesi, il padre di Raghunath Das seppe del loro arrivo e mandò un uomo da Sivananda Sena. Se Manusya Sivananda Senere Pucila Mahaprabhura Stane Eka Vairagi Dekila. Il messaggero chiese a Sivananda Sena: hai visto nessuno che abbia preso l'ordine di rinuncia a casa di Sri Chaitanya Mahaprabhu? Govardhanera Putraleno Nama Raghunata Nilachale Parichaya Etomarastane. Quella persona è Raghunath Das, il figlio di Govardhan Majumdar. L'hai visto, Anilachala? Sivananda Kai, Teno Aya, Prabhura Stane, Parama, Vikyata Teno, Keba, Naijane. Sivananda Sena rispose: sì, signore, Raghunath Das è con Sri Chaitanya Mahaprabhu ed è un uomo molto famoso, conosciuto. Chi non lo conosce? Era proprio il timore del padre, perché il padre aveva capito. Vi ricordate quando sua madre aveva detto: legalo? Ha detto: come fai a legarlo? Se non è stato sufficiente tutta la ricchezza, una bella moglie, che pensi che delle corde lo tengono? Cosa significa? Nonostante che i loro genitori fossero devoti, quella si chiama religione, è un'attività religiosa per stare bene in questo mondo. L'amore non c'entra niente, ce n'è un pochino, c'è un po' d'affetto, ma ci sono delle priorità. La priorità è che mio figlio segua il mio desiderio, che diventi un uomo importante, che porti avanti i miei interessi, che faccia le cose di questo mondo.
Ma lui si era accorto, no? Aveva ancora qualche speranza, perché ha detto che la speranza è l'ultima a morire. E quindi qui ha la conferma. Ha la conferma. Com'è possibile che un padre non sia felice della felicità del figlio? E questa è una domanda che si pongono molti, perché soprattutto al giorno d'oggi è un disastro. Perché quando non c'è questa consapevolezza, di solito, quando il bambino è piccolo, che ancora non è formato, riceve una spinta terribile a essere ciò che non è. E questo crea il mondo di oggi. Tutti i genitori proiettano sui loro figli e questo è un disastro assoluto. Perché è meglio essere un pastore di pecore felice che essere un grande ingegnere o manager infelice. Perché noi non comprendiamo lo scopo della vita. Svarupera stane tare Kariyacena Samarpana Prabhura Bhakta Ganera Teno Aya Pranasama. Sri Chaitanya Mahaprabhu l'ha affidato alle cure di Svarup Damodar, il suo più caro, perché ha visto che questo è importante da capire. Dice, ah, vedi, Chaitanya anche lui fa delle distinzioni, ha visto questo. È figlio di papà, ricco, importante, allora lo affida, invece la persona semplice non l'affiderebbe. Non è questo, credetemi. Una persona comune, comune significa il desiderio comune, non se ne farebbe niente di un maestro come Svarupa Damodara. Perché queste persone viaggiano a una velocità diversa. Spesso c'erano dei devoti che dicevano, oh Prabhupada, vorremmo stare sempre con te. E lui scherzando diceva, io cammino molto svelto. Cosa significa? Anche ieri quella personalità ne parlava. Stare vicini a personalità così è molto difficile. Perché loro vivono in un'altra dimensione. Noi non possiamo, non potremmo raccogliere niente. Allora abbiamo bisogno dell'umiltà di comprendere, perché il principio non è tanto quello di essere più o meno, ma è di essere. No? Allora Sri Chaitanya, ognuno lo affida alla persona adatta. Raghunath ha un tale desiderio, ma un tale desiderio, che lui è adatto a vivere vicino a Svarupa Damodara. Da quello che mi ricordo, mi sembra che è l'unico che è stato affidato a Svarupa Damodara. Sri Chaitanya Mahaprabhu l'ha affidato alle cure di Svarupa Damodara. Raghunath Das è diventato la vita stessa di tutti i devoti del Signore. Io nella mia esperienza di devoto ho incontrato, ho visto devoti, ragazzi che arrivavano al tempio così, e già in pochi giorni erano super, super inseriti nel servizio di devozione. Costantemente, qualunque servizio. Servivano il prasciada, alla mattina andavano nel puggiari, ma dobbiamo stare attenti a non giudicare, a non criticare, perché non è questo il punto. Non è che uno è più importante, più intelligente, più bravo, non c'entra niente questo. Fino a quando non comprendiamo queste cose, restiamo legati dalla nostra visione, no? Quindi essere dentro la mente. E questo ci porta a commettere offese. No, questo è un processo naturale, no? Perché noi non possiamo vedere solo questa vita. Ci sono tante vite, da dove veniamo, cosa abbiamo vissuto,
quali sono le Sukriti che abbiamo raccolto. E allora arrivano devote che in un attimo, tac, perché continua il servizio di devozione continuativo. Raghunath Das l'abbiamo appena visto, lui è una Manjari, è una intimissima associata di Srimati Radharani. E quindi ha un livello incredibile del desiderio. Ma quando si entra nell'ila del Signore, si ha anche un compito da espletare. Quindi è vero, ma allora perché ha bisogno di Svarup Damodar? Sia per lo scambio di relazione che è molto dolce, ma anche per dare un insegnamento a noi. Perché qua avatar significa sono persone che entrano in questo mondo e acquisiscono le caratteristiche delle persone di questo mondo per dare un insegnamento. Se loro avessero 20 braccia e fossero di luce, che insegnamento ci danno? Nessuno. Noi siamo così attratti da queste cose. Che insegnamenti possiamo avere da un essere di luce? Nessuno. Sri Chaitanya è venuto come uno di noi. Ha manifestato poche meraviglie. La meraviglia era la sua personalità, il suo amore. Non potremmo imparare niente. Lui è venuto, Nityananda, un giorno Sri Chaitanya gli dice, vai, predica le glorie di Krishna. Dice, ma chi le capisce le glorie di Krishna? Bhaja Goranga, Ka Goranga, La Goranga Namare. Io parlerò invece delle tue glorie, perché tu sei venuto con la visione e la capacità di aiutare adesso queste anime. E quindi quello è molto importante. Anche Raghunath, Svarupa Damodar, sono tutte persone che hanno e entrano in questa realtà per insegnarci. Quello è l'amore. Loro non hanno bisogno di farsi vedere esseri divini, celesti. Non hanno l'ego di farsi vedere speciali. L'amore è un'altra cosa. Purtroppo questo misticismo falso a volte pervade la nostra vita spirituale e ci svia dal vero principio. Ma se noi ci abbandoniamo al maestro, ai devoti e alle scritture, possiamo comprendere. Qui viene spiegato in modo così perfetto proprio. Ratri Dina, Kare, Teno, Nama Sankirtana, Ksana, Matranai, Chade, Prabhura, Charana. Canta il Mahamantra Hare Krishna tutto il giorno e tutta la notte. Non lascia mai il rifugio di Sri Chaitanya Mahaprabhu, nemmeno per un istante. Allora qualcuno dirà, adesso faccio come Raghunath Das Goswami, così divento come Raghunath. No. Un giorno mi ricordo, ascoltavo una lezione di Narayan Maharaj in cui parlava delle glorie di Narada Muni. Allora molti devoti gli chiesero, ma allora anche noi dobbiamo desiderare di diventare come Narada Muni? No. Tu non puoi diventare Narada Muni neanche in milioni di vite. Seguire ma non imitare. Cosa significa seguire ma non imitare? Seguire lo stato d'animo di Raghunath, non quello che lui fa, perché saresti bruciato sull'istante. Se noi potessimo capire il desiderio, la tensione d'amore che aveva nel cuore Raghunath Das Goswami, ci sentiremmo proprio sfiniti. Ma noi possiamo seguire il suo modo, il suo modo è quello del desiderio. Stamattina proprio a un certo punto pensavo a questo, no?
Cioè, ci sono tante anche sinceri devoti che il Signore, in un modo o nell'altro, nelle relazioni, non gli permette di fare grandi cose, non si ha la capacità, ma che ci impedisce di desiderarlo. Capite? Questo significa seguire, non imitare. Che ci impedisce di desiderare, di fare, anche solo la miliardesima parte di quello che ha fatto Raghunath Das Goswami. Sivananda Sena gli dice: lui canta il Mahamantra Hare Krishna tutto il giorno, ma canta il Mahamantra, non Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Io quello lì potrei anche farlo obbligando me stesso con la forza di volontà. Per pochissimo tempo però, Per perché conosce pochissimo la tempo, macca, ma non mentre sarebbe il va. canto del mantra di Cristo. No. Sì, Chaitanya per quello l'ha affidato a Svarupa Damodara, perché la nostra mente ci imbroglia anche in quello che noi possiamo ritenere spirituale. Ma io canto tutti i giorni. No, non stai, e Purimala ce lo diceva spesso. Ma tu fai finta di cantare per non fare altre cose. Quindi la cosa migliore è seguire. Lui canta tutto il giorno e tutta la notte, non lascia mai il rifugio di Sri Chaitanya Mahaprabhu nemmeno per un istante. Questo è il sentimento delle gopi e delle mangiare. Capito? Soprattutto delle mangiare. E mangiari bhava, lui è una mangiare. Nemmeno per un istante la sua mente è concentrata sulla soddisfazione di Srimati Radharani. Parama vairagya taranai bhakshya paridana yachi taichi arakari rakhya parana. È situato nel supremo ordine di rinuncia della vita. Non si preoccupa nemmeno di come mangiare o di come vestirsi, in un modo o nell'altro mangia e così si mantiene in vita. Qui ci fa capire che tutto quello, tante cose, lui non si preoccupa di avere il Mahaprasada di Sri Chaitanya o non averlo, perché non è quello lo scopo finale è il prema. Prema pumartho man, il prema è lo scopo finale della nostra vita. Non sono altre cose. È il prema, il principio. Quando dice situato nel supremo ordine di rinuncia della vita, cosa significa? Che lui è già di là. Ha rinunciato a tutto ciò che c'è di qua. Ma ieri l'abbiamo spiegato, non per avere una posizione, oh, è la persona più rinunciata. No, perché così può incontrare l'amato. Prima lui si è accorto, Chaitanya l'ha rimandato indietro, vai da Chaitanya, da Danny Dai. Nityananda, adesso vai da Svarupa Damodara. Ma lui voleva stare, con Chaitanya. La Lita ha questa funzione anche nei Lila di Krishna. Quando sente che c'è una nuova ragazza che ha desiderio, lei l'analizza e poi la presenta a Radha. Dice: oh, questa può partecipare al Lila, no? E la inserisce. È detto che uno dei primi servizi è pettinare i capelli di Radha. O altre cose vengono inoltrate piano piano. Questo è l'ordine di rinuncia, cioè si rinuncia a ciò che ostacola questo. Non è un fine a se stesso, ma a chi importa se uno non mangia o mangia una volta al mese? Ma pensate che mangiare una volta al mese dia gloria all'amore divino? O non so, fare tante altre cose, no? Rinunciare a questo, a quello. In un modo o nell'altro mangia e così si mantiene in vita.
Dasa danda ratri gele puspanjali dekhiya simmadvare kada aya ahara laghiya. Dopo che sono trascorsi 10 danda, 4 ore dalla notte, e Raghunathdasa ha assistito alla cerimonia di Puspanjali, si ferma al cancello Simadvar per elemosinare qualcosa da mangiare, ma andrà ancora più avanti, poi lo vedremo. Kheyayadi Deya Tabe Kariyahake Bhaksana Kabu Upavasa Kabu Karaye Sarvana. Mangia quando qualcuno gli dà qualcosa da mangiare, talvolta digiuna e talvolta mastica cereali fritti. Etasuni sei manussia, Govardhanastane, Kaila Ghia Saba, Raghunatha Visvarane. Dopo aver sentito queste notizie, il messaggero tornò da Govardhan Majumdar e gli riferì tutto ciò che Raghunath Das stava faceva. Sunitandra Mata Pita Dukahita Hila Putra Tani Dravya Manusya Pataya Manaka Hila. Sentendo la descrizione del comportamento di Raghunath Das, che aveva accettato l'ordine di rinuncia, suo padre e sua madre si sentirono Male. molto infelici. Capite? Questo è il guaio. Il fatto è che è molto difficile riuscire a comprendere che l'amore non è in ciò che noi pensiamo, cioè l'amore si sviluppa sempre in due. E il prema è il principio dell'essere nell'altro. Il prema è solo per l'Ishtadevata, è solo per Radha Krishna o per le forme, tutte le loro manifestazioni, Nityananda. Si può essere prema, abbiamo visto che c'era Murari Gupta che aveva il prema per Ramachandra, o anche il fratello Anupama di Rupa e Sanatana ce l'aveva sempre per Ramachandra, no? Queste sono forme di Dio supreme. Ma il prema è proprio quello. Allora, perché questa fatica di queste persone che vivono in un luogo santo, sono a contatto e loro sono molto gentili, mantengono Brahmana, mantengono la cultura vedica, fanno tutto ciò che deve essere fatto, ma non riescono a comprendere questo e sono infelici addirittura. Perché ci fa capire che la pratica in sé non è il principio del prema, ma per incontrare il prema hai bisogno di stare molto vicino a persone che hanno il prema. Più sei vicino, e vicino non significa solo vicinanza fisica, ma cogliere il loro sentimento. Se cogli il loro sentimento e lo lasci penetrare nel tuo cuore, piano piano il tuo cuore si scioglie. Per esempio, adesso il padre e la madre pensano che questo sia un fallimento. E pensano al figlio, ah, mio figlio adesso va senza mangiare, senza dormire, che prega tutto il giorno. Capite? Loro proiettano se stessi nell'altro. Questo è egoismo. Invece il prema è entrare, donare se stesso all'altro per la sua felicità. Anyabhilashita sunyam, jnana karma dhyanavrittam. Anukulyena anusilanam, continuo per la sua sola felicità. Quindi loro dovrebbero essere felici della sua felicità. Adesso proviamo a porcelo nei nostri confronti. Io verso me stesso come sono?
Sono felice di me stesso? O faccio come i genitori di Raghunath Das nei confronti di lui? Perché è detto che anche, come si chiama? Ahimsa non è solo riferito agli altri. Per esempio, adesso è Pasqua, tutti fanno fuori gli agnelli. L'ahimsa non è solo proteggere gli agnelli, ma è proteggere l'agnello che siamo noi, l'anima. Noi molte volte, come casomai i genitori di Raghunath, essendo Vaishnava, loro rispettano, ma non riescono a comprendere il rispetto nei confronti del loro figlio. Quindi la vera Ahimsa, prima di tutto, è avere la non violenza verso noi stessi, l'anima. Bisogna essere molto gentili e misericordiosi. Questo non significa che si è, come si dice, Indulgenti. indulgenti verso se stessi. No? Ma si comprende che noi siamo desiderati da Dio. Lui desidera amarci, desidera lo scambio d'amore. Non è che ci sopporta, ci desidera. Ma per comprendere questo bisogna sciogliere il cuore. Quindi loro cosa fanno subito? Decisero quindi di mandargli alcuni uomini che rendessero più confortevole la sua vita. Di E così noi facciamo con noi stessi, no? Organizziamo un po' la nostra vita. Ve l'ho detto, il punto è che noi non possiamo avere questo cambio immediato, no? Ma bisogna cominciare a desiderare. Cosa significa? Che con il cuore noi possiamo incominciare, questa è la meditazione quando cantiamo il Gayatri, quando cantiamo il Santo Nome. Se noi non riusciamo a fare silenzio nel nostro cuore e a incominciare a visualizzare queste cose, la realtà, perché la prendiamo dalle scritture, dal maestro spirituale, dagli altri devoti. Incominciamo a sentire che noi siamo costantemente amati da Sri Sri Radha Krishna. L'altro giorno vi facevo l'esempio, non è perché il bambino fa la popò molto puzzolente che la madre gli dà un calcio e lo butta via, dice non voglio più vederti. Anzi, lei la sente molto profumata, come quando Sanatana diceva, non abbracciarmi, Signore, io sono tutto infetto. E il Signore dice, io voglio abbracciarti. No, no, non prendiamo leggera questa, perché è una delle difficoltà più grosse che vive lo spiritualista sulla via della realizzazione spirituale. Perché questo può essere affrontato diventando orgogliosi, e quello è il disastro, oppure l'opposto. Invece, soprattutto nel cuore, è possibile farlo costantemente, e soprattutto quando cantiamo il Santo Nome. Percepire l'amore non è uno sforzo per conquistare, noi non dobbiamo conquistare niente. Lui ci ha già conquistato, lui e il Signore, Radha Krishna, ci amano. Dobbiamo avere questa convinzione costantemente. Ma per cogliere il loro amore noi dobbiamo trasformare il nostro cuore, acquisendo questa caratteristica. E lo possiamo fare solo in associazione con queste cose. Adesso noi possiamo comprendere. Chari, Sata, Mudra, Dui, Britya, Eka, Brahmana, Sivanandera, Tani, Patahila, Tata, Ksana. Il padre di Raghunath Das mandò immediatamente a Sivananda Sena 400 monete, due servitori e un brahma. E questo può essere definito amore? Alcuni pensano che è amore. No? Ma non è da colpevolizzare. Non sono da colpevolizzare. Perché
Perché non serve a niente colpevolizzare. Noi dobbiamo cogliere il punto. Perché casomai noi stiamo facendo questo, casomai. No? Allora adesso bisogna comprenderlo, non farlo più. Noi stiamo mandando alla nostra anima, a noi stessi, questo stesso aiuto. Invece l'aiuto fondamentale è cogliere il significato del mantra Hare Krishna. In questi giorni ce l'ha spiegato molto bene. Che cos'è? E ha detto che nei post che ho messo adesso di Prengopal Goswami su Nityananda, qual è il lavoro di Nityananda? Nityananda ha fatto sì che il prema sia inserito, sia connesso direttamente con il Mahamantra. Quando noi cantiamo il Mahamantra nel sentimento Trinadapisu Nichena, umiltà, tolleranza e abbandono, piano piano, se noi lo desideriamo e proviamo, incominciamo a percepire questo amore che ci viene al di là di ogni situazione. Non è più soggetto dalle diverse considerazioni di questo mondo. Ieri leggevo una cosa che, non so, di una persona che nell'epoca della guerra, seconda guerra mondiale, aveva aiutato molte persone della Cecoslovacchia di liberarsi, soprattutto bambini, nel momento in cui, visto che erano ebrei, i nazisti facevano quello che stavano facendo, cioè Figura un prigionale, dai. imprigionarli, ucciderli. Allora, lì è molto difficile comprendere il punto, no? È molto difficile perché lì si vede bambini. Allora uno può dire ci deve essere un impegno, certo che ci deve essere un impegno, no? Ma qual è l'impegno fondamentale? È potergli offrire anche un lampo di realtà. Della realtà trascendentale, perché l'anima la può raccogliere. È vero che puoi continuare a vivere, ma continui a vivere nella condizione materiale, mentre anche solo un lampo di lucidità spirituale può aprirti la visione di chi sei realmente. Io spesso vi ho citato il fatto che una sera durante il Ratha Yatra a Cagliari, Bhakti Vaibhava Puri Goswami Maharaj, quella sera dette una lezione e c'erano persone che è la prima volta lì, in una piazza, che noi non riuscivamo a capire, parlava di cose che era molto difficile anche per noi, devoti, perché persona anziana ha un'opportunità. L'unica volta che è rimasto lì e parla all'anima. Per noi è molto difficile comprendere questo, ma io ho provato a meditarci e dico cosa faccio io? No? È molto difficile comprendere questo. Cosa potremmo dire ai genitori di Raghunath? Cosa potremmo dire ai genitori di un di che vedono morire il loro figlio, no? Cosa potremmo dirgli? Ma il punto è che questa assoluta certezza e fede noi la dobbiamo coltivare prima nel nostro cuore, perché se si manifesta anche appena uno spiraglio nel nostro cuore, allora può essere condivisa, non è conoscenza. E allora l'anima può risvegliarsi, può cogliere questo principio supremo che va al di là di tutto.
Perché questo mondo è sicura la nascita, ma anche sicura la morte. Quindi il padre gli manda questi servitori e le monete per cercare di alleviare la sua condizione. Sivananda Kai, tu mi saba aite nariba, ami jai jabe amare sanghe ahiba. Sivananda Sena le informò, non potete andare direttamente a Jagannath Puri, potete accompagnarmi quando ci andrò io. Ebe gara ya, yabe ame saba chalimu. Tabe, toma, sabare, sangue, lana, yamo. Ora tornate a casa. Quando partiremo vi porterò tutti con me. Cioè Sivananda Sena gli dice, se andate là adesso non potrete fare niente, no? Venite con me quando ci andrò il prossimo anno. Eta prastave secavi karikarnapura. Raghunatha Mahima Grante Lalika Prachur. Descrivendo questo episodio, il grande poeta Kavi Karnapura, che è suo figlio, ha parlato a lungo nel suo libro delle gloriose attività di Raghunatha Das. Siamo giunti alle 9, ci fermiamo qui. Domani continueremo queste attività. Il punto fondamentale è che ci dobbiamo ricordare la nostra natura originale, no? Che non ha nulla di inerente a questa realtà materiale. Questa realtà materiale è un dono del Signore per farci comprendere questi passaggi, perché la relazione deve essere coltivata, non è che viene per magia, no? O per un miracolo, deve essere coltivata. Allora bisogna incominciarla a coltivarla con noi stessi e con gli altri già in questa vita. È per quello che è così importante l'associazione con i devoti. Molte volte è faticosa, è difficile, no? Ma noi abbiamo un'arma potentissima, che è il santo nome, che ci permette di purificare il nostro desiderio, no? E incominciare a lavorare con il desiderio. Casomai abbiamo difficoltà a relazionare, a fare certe cose, ma se noi incominciamo a desiderarlo, come diceva anche Einstein, non è la mente nell'universo, ma è l'universo nella mente. Vi faccio un esempio. Se io adesso incomincio a desiderare di andare in India per incontrare il mio maestro e altri devoti, chiaramente sempre se il Signore vuole, ma io prima o poi avrò il biglietto, avrò il visto e andrò in India perché l'ho desiderato. No? Volere e potere. Allora a livello spirituale è possibile sviluppare questo desiderio. Se abbiamo difficoltà nella realtà, dobbiamo incominciare a coltivarlo con il desiderio. E questo desiderio ci porta alla realtà. Perché? Perché il Signore lo permette, perché il Signore lo desidera. Raghunath Das Goswami, nonostante avete visto, lui è provato a fuggire decine di volte, lo riprendevano, lo riportavano a casa. Ma in un modo o nell'altro lui ha continuato questo desiderio e adesso si è manifestato pienamente. Come si è manifestato pienamente per lui, si può manifestare pienamente per noi. Bene. Hai qualche cosa da chiedere, qualche domanda? Grazie infinite per la vostra preziosa associazione. Continuiamo domani. Buona Pasqua a tutti. E ricordiamoci che Pasqua significa passare oltre. Il risultato non è
nell'apparenza di quello che è successo. Gesù non è che è risorto, si chiama Pasqua di resurrezione, e il successo è nel fatto che è risorto. Alcuni vedono questa la gloria, no? È risorto. No, il successo è nella relazione. Lui ha dimostrato che la vittoria non era sconfiggere i cattivi, ma nel dare la possibilità a chi lo desidera di sviluppare la relazione d'amore. E quindi questo è stato un grande insegnamento per tutto il mondo, per i suoi discepoli, che hanno capito, e hanno incominciato a contemplare questo principio. E quindi poi sono riusciti a diffondere in tutto il mondo le glorie del loro maestro. Grazie infinite, buona giornata a tutti. Grazie, grazie. Grazie, grazie.